Ben arrivati a tutti. Il tema della giornata è limitless. Limitless vuol dire avere una visione infinita, senza limiti, vuol dire partecipare e mettere insieme intelligenza collettiva. Quest'anno abbiamo sviluppato questa piattaforma di riabilitazione che si chiama Mirrorable, e oggi quello che vi vorremmo far vedere è proprio un esempio di come i bambini che hanno partecipato al progetto pilota di Mirrorable hanno messo in atto queste che erano teorie scientifiche ormai validate da 20 anni di studi. Quest'idea di far sì che i bambini partecipassero alla loro riabilitazione. Ci piaceva l'idea di disegnare un qualcosa che non fosse pensato dagli adulti per i bambini, ma che fosse pensato dai bambini per i bambini stessi. Poter riabilitarsi giocando, mettendosi in confronto con un bambino che ha la stessa problematica, è stata veramente un'esperienza bellissima. Per Federico è stata una grande possibilità nel crescere la sua autostima. Insieme si stimolavano a vicenda, si incoraggiavano. Questa è stata un'esperienza che ha coinvolto non solo loro, ma c'eravamo noi proprio come tifoseria, mamma e papà, a fianco loro durante le sessioni quotidiane. Amo la magia follemente, perché tutto quello che ho fatto nella vita lo devo alla magia. Quando fai magia, quando vedi magia, di per sé ti ricordi quando eri piccolo. È un'ancora emotiva molto forte. C'è stata una cosa che mi ha colpito molto di tutti questi talk, in cui c'era questa persona che diceva: io temo un po' dove sta andando la scienza, perché la scienza sta andando a correggere e non aiuta le persone che hanno delle disabilità a vivere la vita di tutti i giorni. Invece di nascondere un problema familiare, una patologia, è stato scelto il percorso assolutamente opposto, cioè quello di condividerla e di migliorare le condizioni di un singolo, migliorando le condizioni di tutti quelli che stanno in questa situazione, e in questo modo in realtà il vero effetto finale è di migliorare gli adulti, quelli che non hanno la patologia. L'engagement è un percorso, ed è un percorso che richiede una volontà, una scelta graduata. Noi dovevamo diventare i primi terapisti di nostra figlia, quindi oltre all'engage del paziente, anche quello dei familiari. Una delle cose che è assolutamente trascurata è anche la collaborazione diretta con il paziente piccolo, con il bambino, che è una cosa che al medico dà una soddisfazione enorme, ma dà anche delle soluzioni completamente inattese. Se parliamo di innovazione, questa è una strada. La pratica musicale portasse a una modifica morfologica fondamentale all'interno del nostro cervello. La scala pentatonica ci porta subito nell'allegria, nella spiaggia, nei Beach Boys. Faccio notare che sul secondo intervento pochi di voi sono riusciti a resistere dall'iniziare a seguire il tempo battendo le mani. Io li sostengo in questo loro percorso dando il mio aiuto, che in realtà non è altro che fare musica, perché la musica si è dimostrata forse una delle migliori medicine, no? Mi sono accorto quanto compaia il sorriso quando durante la rieducazione passi una canzone. Tutti i bambini hanno un talento musicale.
Va bene?